motivo per cui siamo qua, Dampir. Allora, mentre i relatori si accomodano, io vorrei intanto introdurvi Luca Savio. Ecco. Buongiorno a tutti. Buongiorno Luca e Giorgio Giusfredi, che è qua con me. Buongiorno Giorgio. Loro saranno le persone che ci racconteranno e introdurranno anche gli altri ospiti che sono seduti qua. Bene, ti lascio la parola, Luca. Grazie Dario. Buongiorno a tutti, benvenuti a questo primo dei tanti incontri bonelliani che abbiamo organizzato per questa Luca Comics and Games. Partiamo bene, partiamo con emozioni forti che sono quelle di Dampir. Volevamo avere qui dei maestri della notte veri e propri come Mauro Boselli e Maurizio Colombo. Purtroppo dobbiamo accontentarci di un maestrino della notte come Giorgio Giusfredi. Un alunno della notte, facciamo. Un alunno, esattamente. Ma sappiamo che, come dire, lui ha ben presente qual è il passato, il presente e il futuro di Dampir, quindi chi meglio di lui in questo momento per parlare e raccontare un po' cosa ci aspetta, soprattutto. Poi possiamo accontentarci perché oltre agli autori che vedete qui sopra, che sono Luigi Mignanco, Michele Rubini, Nicola Genzianella. Veramente, cioè, ci sono più autori, più grandi autori nel pubblico che pubblico, insomma, diciamo. Dopo piano piano le indicherò tutti, perché ci sono dampiriani, texiani, ci sono un sacco di grandi autori, insomma. Benissimo. Quindi, a parte... Siamo in buonissima compagnia. Come si dice qui in Toscana, le bischerate che si diranno ora, insomma... Gli autori ci sono, ecco, come primo incontro ci contentiamo. Sì, sì, siamo in ottima compagnia, senz'altro. Quello che ha preparato Giorgio da mostrare in queste occasioni sono una serie di slide che potete vedere, credo, sì, alle mie spalle in questo momento, che ci presentano delle situazioni, delle emozioni che sono legate a determinate immagini, alcune realizzate dagli autori che abbiamo qua sul palco o nel pubblico, e che rappresentano un po' le tante facce della nuova annata di Dampir. Da cosa partiamo, Giorgio? Cosa possiamo raccontare? Partiamo da Nicola Genzianella, che lo vedo distratto. Nicola? No, visto che... non partiamo da Nicola Genzianella. Ci dovrebbe essere anche Fabiano Ambo qui in sala, da qualche parte. Eccolo là. Vieni Fabiano, vieni un attimo qui. Ho lasciato una sedia. No, ma ce ne sono anche altri sedie. Aspetta. Metti a sedere. Perché diciamo che ora, oggi è il giorno dei Tutti Santi, no? Aspetta, mi potresti dare altro gelatino? Domani è il giorno dei morti, no? Domani l'altro esce Dampir nuovo. Esatto. E esce un Dampir che si chiama El Día de los Muertos. Sì, no? Scritto da Claudio Falco. Scritto da Claudio Falco, che non so come mai non c'è, ma forse perché non è ancora arrivato, perché è il primo giorno alle 12, e quindi salutiamo e facciamo un applauso a Claudio Falco, che è in edicola sia con lo speciale, La Terra delle Aquile, disegnato da Fabrizio Russo, che non so, forse c'è anche lui, c'è Fabrizio Russo? Non c'è. E poi uscirà questa storia qui. Esatto, adesso dovrebbe essere in edicola da domani. Ah, domani l'altro, ma tanto è lo stesso. Lo volevo portare uno per fartelo vedere dalla redazione, ma è da venerdì. Sono passate di redazione, non c'era. Ah, non c'era ancora. Vabbè, insomma, che redazione arriva qualche giorno prima. Dimmi, cos'è il Día de los Muertos? El Día de los Muertos. El Día de los Muertos è... No, El Días, El Día. El Día. È praticamente la festa dei morti messicana. Diciamo che... deriva da una celebrazione azteca. Esatto. E poi è stata adattata cristianamente. Mi sento rimbombare in questa chiesa. È il posto giusto. Il Día de los Muertos. Pontifica un po'. Pontifica. Allora. Che con le usanze cristiane, insomma, è stata, diciamo, adattata in quei due giorni, il primo e il secondo di novembre. Perché qui il primo è i santi e il due i morti, invece là no, il Día de los Muertos dura due giorni e niente, sono queste calacas, queste calaveras, no, che sono i teschi del... Sì, poi inizia, parte dalla festa, poi alla fine si sviluppa anche, proprio prendendo anche il riferimento ai miti azzecchi, per cui c'è un nuovo maestro della notte,
No, no, ma maestro, no, no, maestro Donato, scusa. La guardia. C'è un nuovo cattivone. Esatto. Come si chiama, ti ricordi? Abigor. Abigor, sì. Abigor. Ho fatto anche gli studi, ho fatto io gli studi. Ho detto che era maestrino, guardate come lo interroga. Io avrei paura. Tra l'altro ho fatto io gli studi e tutto quanto, siamo impazziti nel capire anche come trasformarlo poi in demone, perché con Giorgio ci siamo confrontati più di una volta su questo. Lui ha fatto gli studi su quello, poi ha fatto l'inferno al secolo. Sì, esatto. Un inferno mutevole, quindi ci saranno gran carion di cose dentro, sì, sì. E niente, insomma. Che si può dire di più? C'è Bobby Quintana. Sì, esatto. Personaggio della serie importante che recentemente si è fidanzato con Anne Hurging, anche lì se non c'è Anne Hurging in questa storia, insomma. Va bene, grazie Fabiano. Un applauso a Fabiano. Nicola, sì, tocca a te perché poi ci sono, ti intervieni varie volte, ma perché ci sarà anche una cosa dopo importante da dire, ma la storia di dicembre è tua, no? Sì. Che si chiamerà Capodanno Celtico, no? Di che cosa parla? C'è anche lo sceneggiatore in sala che è esorto a venire qui, Nicola Venanzini. Assolutamente, anche perché... Eccolo. Nessuno voleva venire, ma io ho una seggiolina libera così via via. Almeno ti ricordi il nome del personaggio, perché se no prima per Wimayor parla Genzianella. No, quelli i personaggi me li ricordo anch'io. No, ma scherzo. E dai. Cosa posso dire? Che cosa non posso dire? Non svelare come va a finire. No, no, quello no. Muore Dampier. Muore. C'è, no, ritorno, comunque... c'è il ritorno di una maestra della notte, no? Sì, sì, sì. C'è il ritorno di Rax, che mi ha fatto molto piacere. Dunque, intanto geograficamente siamo in Bretagna, quindi ovviamente come mi era successo in passato, ritorna Rax con il suo fidanzato, insomma, quello che può essere il dottor Kergaz, quindi ritroviamo questi personaggi. E, l'abitazione della Bretagna e proprio la storia parte con una celebrazione di un rito di questi moderni druidi che esistono veramente nella zona della Bretagna, insomma magari Nicola sarà molto più ferrato in materia, che sono i Gorsed, giusto? Esatto. Sì, ecco. Quindi iniziamo più l'albo con la celebrazione di questo falò, che è questa festa del Samhain, credo che si chiami così, in cui vengono questo grande falò, poi praticamente il pubblico o questa associazione, che sono vestiti poi alla maniera proprio celtica dei druidi, praticamente un culto di revocazione, di celebrazione dei morti, se ho detto bene. Quindi partendo da queste vicende, poi ci sarà tutta una storia che ha dei caratteri molto molto cupi, molto... Anche il suo poi la storia parla
poi che cosa stai lavorando adesso? Sto lavorando una nuova storia sul Fight Club, è un player tedesco di dandy perversi. Che cosa non farti male? Sadomasochismo. Sì, tutto sul sadomasochismo. Adesso è sadomasochismo a conversione di tempo. Disegnato da Fabrizio Longo. Vieni con me. Allora Fabrizio sta disegnando questa storia qui che è molto bella, le prime matite che ho visto, però siamo giusto all'inizio e lui è uscito l'anno scorso di questo periodo con uno speciale scritto da Moreno Burattini che poi tra poco forse arriverà sull'Inferno Dantesco, quindi c'era Firenze e l'Inferno Dantesco. Questa è la storia che sta disegnando, ma siamo solo all'inizio, si riuscirà tra un anno o più, quindi vedremo. Mentre c'è una cosa importante da dire, tipo, già ora guarda, no, è passato. Ah no, quello dopo vedete scritto un mistero e vedete una. Eccolo qua. Eccolo. Questo è il golem, c'è una storia di Boselli e Fabrizio che si chiama. Io sei il mondo. E è proprio la storia del golem. Esattamente, l'origine del golem, come il bambino creò il golem, anche perché questo era stato semplicemente spiegato a parole in un flashback all'interno del numero 5 e più che altro mostrato con immagini di flashback il momento in cui si è rivelato il padrone. Ma invece andremo a vedere le origini proprio come sono accadute. Il numero 5 in Africa su quel ponte di pietra, esatto. Che è la grande Luca Rossi. Dal grande Luca Rossi, voglio dire un applauso a questa ancella. Lui si ispira molto. Uno dei disegnatori a cui mi ispiro. E sia lui che Luca Rossi fanno questa raga schemba espressionista, no? Molto inquietante, che fa parte come dicevo prima, della caratterizzazione dell'atmosfera da Piriano. Esatto, in questo caso specifico poi parlando del golem, è un'atmosfera che è ripresa anche dal film espressionista del golem. Già Luca vi si ispirò all'epoca, poi mi è stato richiesto di questa storia di fare altrettanto, ed è poi anche una cosa che indirettamente caratterizza anche Praga, oltre alla nebbia. Comunque c'è un'associazione mentale volontaria culturale. Beh, immaginate queste casse che come se si chiudessero addosso al lettore. Esattamente. E quindi da questo senso di chiusura, di terrore, insomma, no? Posso chiedere come è stato il passaggio, diciamo, dall'Inferno Dantesco alle strade di Praga? Come passaggio è stato molto interessante perché laddove era presentare in Firenze c'è avuta una certa precisione come luogo reale e nell'Inferno di Dante c'è avuta precisione per attenenza ai testi ma fantasia per riuscire a rendere credibile il paesaggio dantesco. Qua c'è avuta una precisione per Praga ma diversa, c'è un misticismo che aleggia in Praga, c'è un'atmosfera assolutamente unica. E poi per quanto riguarda poi invece tutto quello che ha denunciato lui, cioè le case esempio del ghetto ebraico eccetera eccetera, io lì mi sono trovato di fronte a una doppia prova. La prima è stata quella ovvia, cioè confrontarsi con l'atmosfera del film del golem, e l'altra poi è stata cercare di confrontarsi con come Luca Rossi aveva mostrato il ghetto, perché è stato il primo a mostrarlo e ha poi influenzato tutti gli altri. Ora, fra l'altro, questa non era una storia del ghetto, punto, anche se non esiste più. Era una storia del golem, del ghetto. E Luca ha fatto entrambi, quindi sicuramente anche qua c'è stata dietro una bella dose di impegno e di documentazione. E la sinagoga? Quante volte l'hai fatta la sinagoga? La sinagoga l'ho fatta miliardi di volte, anche perché io a Praga non ci sono stato, ma disegnando attraverso i documenti questa sinagoga non c'è più la sinagoga, o sì?
quella che disegna così. Io ho una macchina nuova, c'è ancora. E poi c'è anche una che si vede su uno sfondino, ma di niente, quella lì non esiste più. La macchina da casa è anche nuova. Ha il fronte e il retro che sono diversi l'uno dall'altro, ma simili. Allora, se uno non lo sa, spogliando il fumetto, sembra quasi che sia un ambiente che muta, che cambia. In realtà è lo stesso posto, solo che ha una conformazione diversa. E è conosciuto sia per il fronte che per il retro a livello di foto turistiche. Non è come una torre Eiffel che è quella appunto. Comunque sì, sicuramente è stato posto anche questo come lavoro, come storia, però anche questa mi è piaciuta un sacco proprio perché sotto il ponte di pietra è stata una delle storie che più mi è piaciuta. E poi diciamo che questa storia accade qualcosa di molto importante nella sacralità. Quindi disegniamo una storia importantissima di scritta da Mauro Boselli. Sì. Tu già un anno fa parlasti di un colpo di scena che io poi ho saputo 4 mesi prima di finire l'album, quindi. Parla tranquillo. Quindi 4 mesi prima, io tutti i mesi precedenti continuavo a sentirmi dire ci sarà un colpo di scena. Mauro diceva non lo so, forse potrei cambiare idea. E poi il colpo di scena è arrivato. Proviamo a vedere se Boselli mi risponde in diretta. Facciamo la puntata. Poco dopo non funziona con Boselli, forse guardiamo. Tentativo di Carrabbato. Sì, a Carrabbato, questo che mi è venuto in mente ora. Fabrizio, spero che siccome mio padre a conferenza di 2 anni fa disse si è stato sgarbato con lui, spero che ne sia stato più gentile questa volta. Grazie, sì. Questa uscirà in aprile. Ah. In aprile. Credo. 4 mesi. Va bene. Grazie a tutti. Ma non ci abbandona,
inferno. Mi spiace, ma non sono sicuro. Ecco, sono sicuro di aver capito la domanda. L'Itrex uscirà. Ma no, no, l'Itrex non ce ne più. Ma noi ce ne freghiamo. Però gli altri, ogni tanto passa un flash sulla guerriglia. La storia di Dante che uscirà. Che uscirà prima dell'estate. Sì, in giugno. È ambientata a Cuba, ambientata alla Habana, quello che vedete adesso. Eccola, che riga. Poi vedete c'è Giorgio rappresentato nella. C'è Che Guevara. In realtà c'è Che Guevara. E la storia è ambientata a Cuba, l'idea mi è venuta da una vacanza a Cuba, alla Habana, dove questa magnifica città ho pensato, è una città morta piena di vita. E sembra un non morto della serie di Anni, ho pensato che fosse un'ambientazione adatta per Dante, ma addirittura un personaggio. E questa è una caratteristica comunque di molte storie di Dante, come diceva anche Giorgio, cioè diventano veramente i coprotagonisti del racconto, spesso sono proprio i protagonisti del racconto. L'ambiente, la storia, la cultura di un posto diventa protagonista del racconto. Nel caso della storia a Cuba, si parlerà molto anche della santeria, che è la variante, è una religione sincretistica tra cristianesimo e culti africani, è un po' la variante cubana del voodoo di Haiti o della macumba brasiliana. In realtà, voi dite, potrebbe essere un soggetto ottimo per una storia horror, però la particolarità della santeria di Cuba è che è una religione riconosciuta dallo Stato, che ha dato riconoscimento a questi derivano dall'Africa, che sono tutti degli ex schiavi, diciamo, cioè della popolazione nera dell'isola di Cuba, gli ha dato riconoscimento un po' anche forse per contrastare il cattolicesimo ufficiale. Comunque la santeria cubana non ha niente di inquietante, è una religione un po' politeista che è praticata liberamente in tutta l'isola e che offre uno studio. E Luigi ha avuto la fortuna di viaggiare per documentare, insomma, non è da tutti. Ah certo, sì, certo. Chiaramente se sono stato sui posti e poi con le fotografie che ho fatto e quelle che comunque si trovano su internet, vedete che è una storia di come essere poi una storia in cui io per la prima volta ho inventato un maestro. Ho avuto questo onore dopo, credo, una quindicina d'anni. Che si chiama? Allora, si chiama Huracán, no? Ed è un maestro della notte che è anche all'origine di alcuni miti che delle popolazioni. Come spesso accade ai maestri. Come spesso accade. Disegnato da? Dario Viotti. Dario Viotti. Dario Viotti che vedete. Abbastanza linkler, no? Come si dice, diverso dagli altri disegnatori di Dante che sono, prima c'era qui Fabrizio che spende un sacco di soldi in chiostro, invece lui fa un lavoro più pulito, ha una linea chiara, però i personaggi sono molto riconoscibili anche in ambiente in questa maniera, ci sono queste macchine, no? Che sono pattern, che si scrive in modello, facile di Cuba è proprio che è come vivere negli anni 50, poi a me ho scritto tante storie di Mister No, se ti ho scritto anche una storia ambientata proprio nella Cuba precastra, la Cuba di Battista, come ce ne sono state più di una ambientate, di Mister No, ambientate in quella Cuba in quegli anni, però insomma ti sembra, vai lì e fai il giro su queste vecchie macchine che poi loro tendono in efficienza perché sono dei maghi meccanica del parco e hanno carrozzerie cromate fantastiche, interni comodissimi, insomma sui taxi con cui poi giri per la Habana. E Dario l'ha ricostruita molto bene, ha ricostruito bene i luoghi, le atmosfere, credo anche in un modo molto turistico, perché poi ci sono anche delle cose che sono abbastanza particolari e non quelle che si trovano nei
piace. Va bene, ora vi farei un applauso ancora a Luigi. Quindi adesso non è che dal video sembra che ho fatto poche tavole perché Mauro non ha chiamato, no, Mauro non è così, eh. Per cui l'insegnamento è chi va piano va sano e va lontano, per cui la storia è in lavorazione da un po', Fabiano Ambo che la sta disegnando mi guarda e dire sì, piano non pianissimo, però diciamo che la stiamo centellinando come il buon vino, io me la caverei così. Grazie, grazie Davide. Marco? Marco, scusate, Davide è uno sceneggiatore affermato e Marco è, Marco è uno che ha, diciamo, con Maio, no? È stato uno dei primi sceneggiatori di Maio, cioè Maio, Mario Rossi, il grande disegnatore dei primi numeri di Dampir, il grande disegnatore di Fantexone, che però farà anche Dampir. Quindi lo dico dopo. Quindi applauso per Maio, si fa dopo. Intanto Marco, dici qualcosa. È un'esperienza, lavorare con Mauro è un'esperienza bellissima, maturissima. L'auguro a qualunque sceneggiatore che voglia cominciare a scrivere fumetti, perché è molto molto formativa. Anche se tu hai esperienza, se tu hai scritto in precedenza, tutto quello che lui ti insegna, bastonandoti, ti rimane sulla pelle. Ecco, stiamo parlando di te, ecco, metto il microfono io, saluta al pubblico. Penso di sì, non di che. Non è una privata, è un caso. No, è una telefonata pubblica, sei in Eurovisione. Saluta il pubblico di Dante. Benissimo, allora adesso sì, prima non ho sentito la chiamata di Giorgio, ma come va? Beh, per ora bene, ora ti lascio, se no mi mosci il pubblico. Vabbè, vai. Facciamo un applauso a Mauro. Non pensavo si potesse fare un'evocazione di Boselli così, ma complimenti Giorgio. L'ho già assistito la mia. Ora è anche a pranzo di Samonte che mi dà manco. Sì, la pagherà quando torna alla redazione. E va bene, e un applauso a Mauro che... Io ho capito un secondo, pensando al discorso che faceva prima Luigi, il fatto che lui ha lavorato
spalla da una serie all'altra, che è Michele Rubini. Abbiamo visto il Rubini, lo aspettavo per dopo. Ho parlato con Mauro e naturalmente c'è qualche cosina da limare, diciamo, nelle pagine, come accade di consueto. E io sto lavorando in una storia di un giovane Dex, molto divertente. L'ho momentaneamente lasciato un attimo al tavolo da poker mentre mi dedicavo a un altro progettino di cui parlerai tu, e lui non era tanto d'accordo. Il fumetto sulla sua testa, ho scritto, però non ho messo mano alla pistola, quindi ho continuato. Beh, ho continuato più con i progettini e adesso sono tornato a. È una storia di Seminones che voleva Sergio Bonelli. Che voleva Sergio Bonelli. E io mi ho ricordato questa cosa, se Sergio Bonelli vuole un applauso. Attualmente Seminoles ancora non sono entrati in campo perché è una lunga storia. Beh, Tex si arruolerà forzatamente nell'esercito e combatterà i Seminoles. Lui non vuole, ovviamente, Tex è un ribelle, non gliene frega niente, però è costretto perché un agente è sulle sue tracce, quindi deve è una fuga tipo al giro del mondo in 80 giorni, gira e poi si deve arruolare. Però si vedrà già dalle prime pagine, si vede la furbizia, la scaltrezza, l'abilità del giovane Tex che metterà nel sacco varie volte vari antagonisti. È una storia molto divertente, ma non parliamo di Tex, parliamo di Nampi. Dicevo, Mauro Boselli, che posso dire, sta scrivendo sempre più le 16 pagine e Corrado Roy ha già cominciato a disegnarle, di una storia che uscirà in questa primavera, che Roy è veloce, e quindi c'è il ritorno di Roy, e poi c'è una storia con Luca Rossi, che riprende il filone del maestro della notte che abbiamo inventato io e Mauro, che è appassionato di cinema, diciamo, ci sono molte citazioni cinematografiche. Poi ci sarà una storia mia anche con questo maestro della notte, dopo, disegnata, vedete qui, da Alessio Fortunato, e sta facendo Fortunato, un bel applauso perché è un poveraccio. Sta disegnando da Dio, guarda, ti ringrazio adesso perché la mia storia sulla piattina, ma disegnata a destra strepitosa, è inventata a Parigi e lui si stenta, insomma, Parigi del passato, Parigi del presente, insomma. C'è il cinema anche lì, quindi niente. Ma non è proprio Alessio che ha lavorato alla Grande Mignola? Mi sto confondendo, era Alessio che ha lavorato alla Grande Mignola, a proposito di Parigi. Ah, al Grande Mignola. Al Grande Mignola, esatto. Diciamo che Grande Mignola è adesso storia che fa più riuscite, che appunto era passato a Parigi. L'altra storia è riuscita. E mi aggancio dicendo anche che quella che vedete scorrere inquadrato da un quadro, un'immagine, un'illustrazione, è un'illustrazione che Nicola Cianella firmerà sabato, alla prima firma, allo Stand Bonelli. E sarà la copertina di un libro da libreria che esce in primavera, o no, febbraio forse, che si chiamerà Incubi Italiani e raccoglierà alcune storie italiane, tra cui le storie celebri di Maio, il grande fiume, una storia di Andreucci che qui in sala gli fare un applauso per il suo lavoro.
compagnani, che io ho detto mettiamoci anche la storia di Napoli che andiamo a Mauro, no? Ecco, così siamo più, si presenta a Napoli, siamo un po' più paraculi, diciamo, ma no, cose si fanno per bene, non paraculi. Quindi niente, è una storia bellissima che comunque ripubblicheremo, anche quella di Andrea Luci di Napoli con Lord Byron, un sacco di loro. Mentre il volume italiano è la storia di Andrea Luci che c'è, è scritto da Colombo, no? E c'è ambientata sulle Alpi Italiche, che è una roba molto, molto horror e molto tenda, insomma, una storia che mi diceva Stefano, lo ricordo sempre con piacere. Stefano, quando tutti mi chiedono che fa Colombo, scrive Dante, no? Intanto salutiamo Lorenzo Colombo che anche lui è un maestro. Non sta scrivendo Dante, però ha scritto e quest'anno uscirà qualcosa di suo. E chi seguirà il keynote probabilmente di Michele Mazzero, il direttore che pensa anche da forse, saprà di più. Però sia Stefano, Andreucci, che Maurizio Colombo stanno lavorando alla stessa cosa, su due storie diverse, quindi poi questo lo parleremo tra pochi giorni, ne parleremo, diciamo, non so quando, insomma, però Colombo c'è, non soltanto, ma c'è, insomma. E, visto che abbiamo ringraziato sia Maurizio Coselli, sia Maurizio Colombo, sia Maurizio Coselli, ringraziamo anche tutta la redazione, non lo facciamo mai, no? Perché alla fine Dampir è un prodotto che esce grazie a tutti, no? Per esempio partendo da Davide Pettani che è là con la telecamera, fammi sì solo la telecamera per vedere che c'è. Per arrivare a Davide Morelli che pure in sala è l'editore. Poi si guarda se uscirà Will sull'album.
facendo una storia con Mauro Boselli su... Cosa posso dire di qua? Posso dire o non dire? Beh, praticamente Adam e Kuriak, che sono insieme a... Professor Zardek. No, vai su una cosa... Gross. Santo Carina. Santo Carina. Quindi si chiama I Vampiri Pubblici. E vedete qualche trucco che ha usato Mauro per avere Santo Canegliani nella storia che tocca il cuore la passione di Curia. Sì, perché Curia è un appassionato, si dice, tutti diciamo Curia, ma è Curia, Curia perché è bravo e la gente legge lì. E niente, insomma, fatica, divertimento. Non c'è un maestro della notte. Sì, ha fatto molto bene, ho visto le ultime tavole al palazzo. Meno male, si chiama Nazzo Buon Pratica. Bravo. Grazie. Comunque Marco è bravissimo, e ora non so quando finirà questa storia speciale di 160 pagine, io vorrei che ci vediamo Speriamo penso. Poi dopo settimana prossima ci sentiamo. Dai, grazie Marco. Grazie a voi. Un applauso. Allora, non so se c'è anche qualcuno di Luca Comics qui in sala, a parte Dario, stavo cercando più che dei comics dei games. Vediamo un po'. No. Allora, io dico questo, un paio d'anni fa, l'anno scorso, non mi ricordo più, forse l'anno scorso, ad una mostra, che faceva parte di una mostra di illustratori, che era qui dietro alla... siamo capitati io e Mauro Boselli a vederla e c'era questa serie di illustratori fantasy e mi ha detto Mauro, ma dannazione, sarebbe così bello una storia di Dante disegnata così, no? E io ho detto, ma perché no? Allora mi sono sentito con l'ex direttore ormai di Luca Comics, Emanuele Rietina, e abbiamo messo su qualcosa. Io se Angelo vuol venire qua, Angelo Montanini, in può dire non dire, una cosa che verrà presentata poi è una cosa grossa, molto strana, no? Però si può dire che ci saranno vari autori che insieme ad Angelo, che oltre a essere un bravissimo illustratore è anche un insegnante dello IEL, giusto? Sì. Si sente? Quindi, niente, quando vi abbiamo chiamato eravate entusiasti, puoi dire come vi chiamate, siete, tanto. Certo, sì, vorrei semplicemente aggiungere quello che voi hai detto, però c'è un'attica da spiegare, poi non possiamo dire molto di più, è semplicemente che questa mostra, che appunto voi avete visto, parlava appunto di un Lords of the Ring, ed è appunto un gioco di parole per... sapete benissimo quale possa essere il soggetto. A noi è piaciuto subito il concetto, di cui parlo anche per gli altri che sono presenti, come io adesso anche no. Chi abbiamo qui in fondo? Ivan Camini. Faremo
sono illustrazioni nella diegesi, cioè nella storia. Perfetto. Fanno parte della storia. Ne so meno di voi, praticamente. E quindi qui mi ricollego al fatto perché Rovini è qui, perché Maio tornerà a fare Napoli, Genzianella pure, e l'altro autore sarà un altro di Napoli, storico, probabilmente Odotti o Andreucci, dipende chi sa, è una gara a chi fa prima Tex e quindi si scriverà poche pagine, perché è una storia a molte mani. Ci saranno le nuove mani degli illustratori e le almeno due mani di Boselli che fanno tanto perché tiene insieme tutto. Poi le mie mani che sfogliano le pagine e le sapienti mani di Michele, di Nicola, di Maio sicuramente, e poi vedremo anche qui. La storia dopo inizia disegnata da Michele e ora lui ha già finito la sua parte e va. E nel frattempo ci sono già qualche di voi che ha fatto. E no, ma adesso no, però alcuni no, perché hanno già cominciato. Sì, vuol dire che siamo qui a Lucca o no, non si può dire. Via, ormai mi ha tirato fuori dalla bocca, lo diciamo. Allora, come dicevamo, c'è Incubi Italiani l'anno prossimo, no? I Liberiani, perché tante volte misteri, cultura italiana. Questa storia, no? E ci dovrebbe essere anche Tiberio, sai, dov'è Tiberio? Eccolo laggiù, è il mio consulente, mi manda 850 messaggi sulla storia di Tiberio. Questa idea è nata, facciamo una storia con gli autori che stiamo a mostra, abitata a Lucca, no? Su San Frediano, che è un eroe, si chiama Finian la storia, perché Finian il mitologico eroe celtico irlandese è sanfrediano in realtà, quindi si è venuto a Lucca in anche del passato, e Nicola Genzianella ha già disegnato Lucca, vari posti Lucca dove mangiano un salame, no? Tampile e Curiac, e quindi niente, Tiberio è stato il mio consulente, continua a essere per tutta questa geografia dei santi, che è particolare, come si sa, i santi sono tutti ripresi da eroi. Diciamo, sono San Giorgio, c'è il drago, ovviamente chiediamo San Drago, però è una figura mitologica, perché la Chiesa si è appropriata di quella e la santità, no? E quindi questi autori, diciamo, illustratori fantasy, fantastici, sono ideali per rappresentare eroicamente questo tipo di storia, insomma. E come vedete poi ci abbiamo messo delle professionalità del momento, so a quale Nicola e Michele e Maio sicuramente che renderanno la storia molto molto particolare, accattivante, e poi dopo diremo altre cose, la lanceremo bene con strilli, tromba e suino, le suino. Giorgio, un'ultima cosa. Prima di chiudere, perché il tempo è effettivamente determinato, possiamo pensare di annunciare la prossima Lucca questa iniziativa? Lo so, non dovevo dire niente su ciò, però idealmente l'idea era quella, poi vediamo. Di sicuro abbiamo le tavole e abbiamo gli illustratori che sono all'opera. E niente, intanto portiamo la casa, quando poi la vedo finita, poi va colorato, tutto a colori sarà, perché le loro illustrazioni sono a colori e quindi sarà tutto a colori, quindi poi ci vorrà un'edizione della schiacciamo tutto. No, non lo so perché cosa succede, il progetto è ancora, c'è la sceneggiatura di Mauro, che è una pagina, immagina ancora 32, ci abbiamo 32 pagine di sceneggiatura e ora sì. Forse sono scordato di dire un paio di cose, tipo un nuovo disegnatore che sta disegnando una sceneggiatura di piani, si chiama Giorgio Gualandris, e vedete qui in un'illustrazione dietro c'è una ragazza che è la famosa mitologica giapponese Uchisake Onna, forse si deve dire Uchisake Onna, no? Ma si può dire così, che è la donna della bocca squarciata, è uno spettro famoso giapponese.
bene, allora grazie a tutti, grazie a tutti.